We'll be right back.
sotto di noi c'è la partenza, l'abitato di Planval, l'ultima tappa del Tour du Retour, si parte a piedi, è una partenza che vale la pena di vivere dall'inizio alla fine, poi neve, salite, freddo e ancora emozioni a fil di cielo. Sotto il ghiacciaio dello Chateau Blanc non c'è vento, ma ci sono mille emozioni con gli atleti che tra poco saranno su questo passaggio verticale. Sono 200 metri, un muro verticale verso il ghiacciaio. Ti faccio Davide. Nella parte alta di questa tappa, nel tratto in chiesa, sono circa 500 metri lineari a fil di cielo. Da un lato c'è la parte di gara sulla Val Ghisanche, dietro c'è la parte che va verso il bianco, verso la Twill. Sono chieste affilate, è un passaggio obbligato dove si passa veramente su pochi centimetri, ma in sicurezza. È uno spettacolo, non è uno spettacolo. Dopo l'inferno di queste tappe, dopo la fatica, oltre queste cime c'è il paradiso, c'è una discesa che porta verso Planval, c'è la bellezza di questo viaggio, c'è questa chiesta quasi infinita che vediamo sotto di noi. Che leggenda, prime squadre ormai prossime a raggiungere quota 3500 e poi giù in picchiata verticale verso Planval. Pazzesca quella che vediamo sotto di noi, stiamo anticipando gli atleti, è un muro questa volta di discesa, là in fondo c'è Planval, là in fondo c'è l'arrivo di tre giorni ma veramente magnifici, non c'è vento, c'è un mondo di gente che adesso si appresta a scendere, tutti intanto risalgono sotto di noi, il viaggio è quasi al suo maestoso epilogo. Oh,
Tour de Ruiter, sono arrivato qui al fianco di Davide Magnini. Io avevo qualche dubbio sulla mia condizione perché una settimana fa ho corso la Pierramenta e non sapevo come il mio corpo poteva reagire. Ci siamo trovati subito bene, siamo riusciti ad imprimere subito il nostro ritmo e sono veramente soddisfatto di aver vinto anche questa gara e di essere il leader della Gran Course. Tour de Ruiter è stata la mia prima esperienza tra i senior e mai mi sarei aspettato di poter vincere. E la tensione era tanta anche perché appunto Michele era leader della classifica Gran Course e sapevo che mi aveva scelto per provare a vincere questa gara. E niente, sono emozionatissimo, contentissimo di questo successo e nient'altro. C'était une belle édition du Tour du Ruiter, on a vraiment eu de la chance avec la météo et qu'une Axel en grande forme, donc on s'est fait trois magnifiques jours. Le premier jour pour moi c'était vraiment dur et après ça allait un peu mieux, mais elle m'a toujours bien soutenue et puis c'est ça les courses par équipe, on doit franchir la ligne d'arrivée à deux et on a vraiment donné notre maximum sur ces trois jours, donc bien contente pour l'équipe de gagner ce Tour du Ruiter. Bon, là on termine le Tour de Ruiter, ça a été trois jours fantastiques, trois super parcours vraiment techniques, exigeants, avec des longues montées et des longues descentes. Et bien contente de ce qu'on a pu faire avec Jenny, bien une bonne cohésion d'équipe, on a pu faire des super descentes. Et c'était vraiment trois super jours et un super résultat devant une équipe qui est vraiment très forte aussi, Alba et Katia. Donc bien contente de cette course.